Sono già alcuni mesi che la UIL ha lanciato una campagna No agli sprechi a livello nazionale. Guardi, la questione della campagna antisprechi lanciata da UIL FPL parte dall'esigenza di fare chiarezza nel settore della pubblica amministrazione. Nella pubblica amministrazione i quotidiani, i giornali, gli organi di stampa in generale, comunque gli organi di informazione dichiarano che gli sprechi nella pubblica amministrazione sono legati al numero elevato dei dipendenti o ai costi elevati dei dipendenti e soprattutto legati alla disfunzione proprio dei dipendenti stessi. Noi vogliamo dimostrare che gli sprechi sono frutto di una politica che si sta ancorando ad una situazione che ormai è vittima di un meccanismo che attraverso appalti, attraverso una serie di incarichi e di convenzioni, una serie di clientelismi attraverso i quali si mettono in condizioni professionisti che nulla hanno a che fare con la pubblica amministrazione, con dei costi aggiuntivi, mentre le stesse risorse potrebbero essere ricercate all'interno della stessa pubblica amministrazione. Alcuni esempi: non si capisce perché alcuni studi legali debbano essere investiti di tutelare l'azienda nei vari livelli di eventuali giudizi, mentre vi sono all'interno della stessa azienda avvocati che potrebbero tranquillamente fare lo stesso lavoro a costo zero. Così per quanto riguarda i tecnici dei comuni, per quanto riguarda tutta una serie di prestazioni anche legate a sanità ed altro. Quindi in questa situazione questa campagna aveva un'esigenza sola, quella di fare chiarezza e di dimostrare che i pubblici dipendenti sono efficienti, sono capaci, sono professionisti veri e quindi di conseguenza alla luce di questo abbiamo fatto un'alleanza con i dipendenti ma anche con i cittadini e con gli utenti dei servizi attraverso questo sito dedicato, attraverso questo indirizzo di posta elettronica dedicato. Chiunque può segnalare qualsiasi disfunzione e noi ovviamente interverremo salvaguardando l'anonimato di chi ci ha fornito l'indicazione. Sono già arrivate centinaia e centinaia di segnalazioni, soprattutto hanno evidenziato disfunzioni nel settore della sanità alcuni ma anche dei comuni e soprattutto ritardi connessi anche alla gestione proprio degli interventi sanitari. Le liste d'attesa sono ovviamente quelle che preoccupano di più, ma sono anche i ritardi legati a tutta una serie di prestazioni che i comuni, le aziende, le camere di commercio ed altro dovrebbero dare ai cittadini. In quest'ottica la UIL FPL si sta facendo, come dire, paladina di un'iniziativa che rischia anche qualche volta di essere in rotta di collisione con i propri associati, ma che vuol dimostrare che la maggioranza dei lavoratori del pubblico impiego sono lavoratori che fanno bene il loro lavoro e se qualche volta non lo fanno è solo perché i dirigenti glielo impediscono, perché hanno l'esigenza di affidare alla politica tutta una serie di servizi che sono ovviamente a costo aggiuntivo. Quindi la battaglia nostra è restituire la pubblica amministrazione ai cittadini, restituire la dignità ai lavoratori pubblici di questi settori e soprattutto fare un'operazione di risparmi che dovranno essere quelli veri in una fase in cui il Paese ovviamente si avvia in una zona grigia in cui i soldi per la gestione dei servizi pubblici saranno sempre meno e quindi di conseguenza bisognerà utilizzare al meglio quelli che già ci sono, quei pochi che ci sono. Si va sul sito della willfpl.it e c'è un'apposita sezione alla quale ognuno potrà inviare le proprie comunicazioni. E comunque l'indicazione è bastasprechi.it, cioè punto it, sì, quindi questa è la cosa. Per cui già sul sito comunque in tutti i casi c'è il nostro manifesto dove si denunciano queste questioni e la possibilità, cliccando sul manifesto stesso, di aprire l'indirizzo di posta elettronica e attraverso questo ci si può mandare tranquillamente qualsiasi comunicazione. Ovviamente sono comunicazioni che a volte sono banali, come il soggetto che è costretto ad aspettare 2 ore in un ambiente pubblico per avere un certificato. E questa è una disfunzione che è legata soprattutto all'organizzazione del lavoro. Altre volte sono vere e proprie follie, come finanziare attraverso centinaia di migliaia di euro il censimento dei cinghiali in un'area circoscritta di un parco, piuttosto che è evidente che finché si affidano ad enti terzi queste cose è chiaro che gli sprechi ci sono. Quindi in quest'ottica noi riteniamo opportuno di dover lavorare.